Da qualche giorno partito a Roccella il Tour dei Gemellaggi 2023, curato dall'associazione Roccella Gemellaggi, ha visto la presenza nel territorio cittadino di cittadini provenienti da diverse città d'Italia e dell'Europa. Nel dettaglio sono arrivati partecipanti da Arco, gemellata con Roccella Ionica, che quest'anno festeggia il 16° anniversario, e poi dal Belgio, dalla città di Bogen in Germania, da Krosne in Francia ed ancora da Reimarov nella Repubblica Ceca e da Skotten in Germania. A questi ovviamente si aggiungono i soci partecipanti dell'associazione Gemellaggi di Roccella. Una serie di iniziative organizzate ad hoc per accogliere i turisti, non solo italiani dicevamo, ma anche quelle d'Oltralpe. L'enogastronomia l'ha fatta da padrone, ma anche eventi socioculturali. Tra i più importanti ricordiamo quello che si è tenuto nella clubhouse del Porto delle Grazie di Roccella dopo una visita guidata nella struttura portuale, con la conclusione avvenuta direttamente in spiaggia. Una bella sorpresa per i gemellati, specie di chi non proviene da una città o un paese di mare. Una dimostrazione pratica della pesca a sciabaco, tradizione della marineria roccellese e non solo. Le decine e ducine di ospiti hanno potuto vedere dal vivo e partecipare direttamente al tipo di pesca. Una rete con due cime posizionata a ferro di cavallo che viene trainata dagli stessi partecipanti fino ad arrivare al sacco finale, e lì la sorpresa, il pescato. Un'autorizzazione speciale ottenuta dal Ministero, che ha consentito ai turisti gemellati di praticare questo antico mestiere. Abbiamo voluto fare un'esperienza, diciamo, particolare, perché come ben si sa questo tipo di pesca è vietata se non a 50 miglia dalla costa, però abbiamo chiesto un'autorizzazione al Ministero delle Politiche Agricole per far fare questa esperienza dal punto di vista storico, culturale, insomma tutto quello che può raccontare e che ha raccontato per i pescatori locali. Vivere un'esperienza del genere, anche se sappiamo benissimo che magari pescato sarà poco o nulla, però è sempre un'esperienza importante. La pesca a sciabaco, cosiddetta con lo sciabacheio qui locale, sta entusiasmando tutti questi nostri ospiti che sono venuti in occasione del Tour dei Gemellaggi che quest'anno si svolge a Roccella Ionica. Oggi è, diciamo, la terza giornata, abbiamo inserito questa attività che mira a far conoscere naturalmente il nostro mare, le tradizioni, le potenzialità. Prima le abbiamo portate anche al porto turistico, abbiamo illustrato le potenzialità del porto di Roccella. Adesso abbiamo fatto un primo calo con un discreto, diciamo, pescato, adesso ne faremo un altro, ma la cosa importantissima, più importante, non è se prendiamo o non prendiamo pesci, è che c'è un entusiasmo di partecipazione da parte di tutti questi nostri amici che sono arrivati da territori dove il mare non c'è, per cui è un'esperienza unica, ma tra l'altro lo è anche per molti di quelli che sono anche del territorio, perché ormai non si fa più questo tipo di pesca, per cui viverla qui oggi è un momento, dico, quasi storico, per non dire molto importante. Ecco, che impressione hanno avuto vedendo queste tradizioni così da vicino, diciamo? Ma è, appunto, viverla è una cosa bella, sapere che è un'attività che non si fa più diventa ancora più importante, viverla in prima persona lo è ancora di più. Sulla barca adesso abbiamo imbarcato, tra le altre cose, anche il sindaco delle cittadine di Reimarov, che è arrivato qui con una delegazione importante, c'è anche la vice sindaca, e lui stesso prima si è cimentato nel tirare un lato della sciabica e adesso ha voluto salire sulla barca e provare anche lui a calare la rete in mare. Quindi, ecco, in questo momento che stanno facendo? Perché noi vediamo i pescatori che poi appartengono anche al gruppo, mi pare di capire, del comitato di Maria Santissima delle Grazie. Sì, assolutamente, ci stanno dando una mano, sono stati individuati da noi e, ripeto, autorizzati a svolgere questa attività per oggi, per noi. Stanno praticamente, hanno lasciato il primo capo della corda,
e adesso la barca farà un semicerchio e rientrerà distante da qui un centinaio di metri, di nuovo arriva e poi i due capi vengono tirati e si stringerà la rete sempre di più finché il sacco finale, speriamo, darà del pescato. Fino ad ora com'è andata? Ma ripeto, non è importante. Non c'era la quantità, diciamo. No, ma non, questo lo perché sapevamo. Il mare. Ma il mare lo sappiamo che è un po' impoverito ultimamente, poi bisogna essere fortunati, ma va bene così, va bene così.